del nostro lavoro, dei nostri studi, delle nostre ricerche, di quello che andavamo facendo, e i seminari sono andati poi via via evolvendo, soprattutto con la nascita del Centro Interuniversitario di Storia Culturale che abbiamo inaugurato l'anno scorso e che oggi ci permette di fare appunto di svolgere dei seminari. Io non ho altro da dire perché il podcast sarà presentato da Carlotta Sorba, la quale mi illustrerà vita, opere, virtù, meriti. No, solo due parole. Io vi ho mandato, avete visto una scheda biografica, no? Di Polgar, per chi non conosceva. Volevo solo dire due cose. Intanto, la prima è che siamo molto onorati che appunto David Polgar inizi il ciclo dei nostri seminari di storia culturale quest'anno e che tra l'altro ci anticipi alcuni risultati, parte di un lavoro che ha in corso, ma credo che concluirà poi in una mostra, se non vado errata, e in un volume per Cambridge University Press. Quindi è un lavoro nuovo e siamo molto contenti di averne oggi appunto un'anticipazione. La seconda cosa che volevo dire, quindi non vi illustro il percorso, l'avete più o meno letto anche nella scheda, la seconda cosa, dicevo, è un consiglio di lettura che vi ho anche portato qui, il libro è mio, quindi non è magari un po' malmesso perché è molto usato. È un consiglio di lettura, soprattutto per i dottorandi ovviamente, ma non solo, è questo libro che Polgar ha scritto insieme a Stephen Gandel, che si chiama Cultura di massa e società italiana, e che ha una periodizzazione molto interessante, secondo me, 1936-1954, e che è un libro, lo dico perché lo penso, non perché, come dire, per fare un complimento non richiesto alla persona presente, è uno, secondo me, dei libri di storia più interessanti che io abbia letto negli ultimi anni, perché è un libro innovativo sia sul piano metodologico che sul piano tematico dei risultati, ecco, come dire, di cultura di massa. In un certo senso si era anche parlato prima, però ora c'è proprio un tentativo qui di rileggere, di rivedere il tema classico, se volete, del consenso al fascismo in modo più sofisticato, in modo con anche una, come dire, un bagaglio anche teorico più consistente, per esempio con l'uso, lo cito perché è una delle mie passioni, di Michel Desserteaux e di altri che hanno riflettuto sul tema, come dire, dell'azione, ma anche delle micro resistenze, in questo caso alla propaganda fascista, eccetera. Ecco, e poi anche, quindi, innovativo dal punto di vista metodologico, anche dal punto di vista, per esempio, come già vi facevo notare, della periodizzazione, perché appunto tiene insieme gli anni 30 fino alla nascita della televisione, quindi fa una periodizzazione che non è consueta e che secondo me invece è particolarmente interessante, e si chiude appunto con la nascita della televisione, quindi con un nuovo capitolo, ecco, della diffusione della cultura di massa in Italia e quindi qual è il nuovo lavoro che ci presenterà oggi David Polgar. Grazie. Il titolo della conversazione è Sguardi sulla marginalità, scrittura, fotografia, filmati. Grazie, soprattutto a Carlotta Sorba che mi ha invitato per questo seminario. Forse mi devo un po' spiegare, giustificare, perché questo nuovo lavoro non sembra, cioè, le connessioni
che ha con il progetto precedente non sono ovvi, quindi forse mi devo spiegare un po' in itinerario il curriculum che mi ha portato a fare questa ricerca. Quando abbiamo fatto quella ricerca sugli anni 30, 40, 50 abbiamo usato svariate fonti, e tra le quali c'era la storia orale, abbiamo intervistato molta, no? Molti di quelli che sono inglesi, ordinary people, cioè gente come me, spesso persone povere, che hanno, ci hanno rilasciato delle testimonianze molto interessanti sui loro consumi, culturali. E questo mi ha portato a riflettere su una serie di questioni di esclusione sociale, cioè chi erano gli esclusi della cultura, chi erano gli esclusi del processo di sviluppo, di modernizzazione, perché qui abbiamo un po' mirato a capire qual era il rapporto tra, da una parte, la modernizzazione culturale, soprattutto la cultura industriale, no? Quindi rototalchi, film, radio, dischi, no? Prodotti, diciamo, distribuiti da grandi ditte culturali, da una parte, dall'altra parte c'è il consumatore medio. E invece abbiamo tralasciato tutta una zona dello sviluppo culturale che non era direttamente collegato con i mass media, cioè l'industria della cultura di massa. E quindi, mentre da una parte la tappa successiva, la tappa logica, non si sente bene. Ah, ok. La tappa logicamente successiva a queste ricerche è una cosa a cui avevamo anche pensato io e Steven Gambler di fare una specie di bis, no? Un secondo volume che seguisse gli sviluppi culturali di massa dal 54 in poi, 54 forse al 75, che è un'altra, diciamo, un'altra data che scandisce, perché il passaggio dal monopolio Rai 75-76 alla televisione multicanale, e poi di fare un terzo volume, però ci siamo stancati, no? Ci siamo resi conto, perché questo progetto ci è voluto, non so, 15 anni, di più, 17 anni per arrivare alla fine, e ci è costata molta fatica. Quindi ci siamo calcolati che, no, se facessimo tre volumi saremmo arrivati non solo alla pensione, probabilmente saremmo diventati ottantenni, ma ancora vale questa cosa, e non saremmo stati più convincenti. Non possono essere convincenti a scrivere la storia delle cose più recenti. Quindi, anche per questo motivo, abbiamo deciso di separarci, di seguire piste diverse. Io mi sono intrapreso questa nuova ricerca sulla marginalità. Allora, il progetto si chiama, il libro si chiamerà Italy's Margins, il libro che uscirà con Cambridge University Press. Devo ancora trovare un editore italiano. Il problema è che c'è un editore di pubblicare tante fotografie, perché il progetto è molto visivo, e come spiegherò si basa molto una specie di investigazione di fonti visive, e quindi bisogna trovare un editore che sia disposto a pubblicare una sessantina minimo di fotografie, che non è facile. Se qualcuno mi può consigliare sarei molto grato. Allora, io vorrei quindi presentare un po' i risultati di questa ricerca, ma anche il processo, cioè vorrei presentare il processo di ricerca, quindi vorrei anche interagire con voi mettendovi davanti alcune delle fonti che io ho utilizzato e invitandovi anche a riflettere con me sulla difficoltà che uno trova a interpretare queste fonti. Le fonti sono tutte più o meno problematiche, direi, perché hanno uno spessore, quello che chiamano spessore, una densità che le rende difficili da interpretare, cioè possono essere interpretate in vari modi, possono essere strumentalizzate in vari modi. Quindi voglio un po' spiegare questo concetto dello spessore della fonte in questa presentazione. E dovrei anche spiegare cosa intendo col termine margine e marginalità. Nel mio progetto, nel libro, ma anche nella mostra, considero cinque
diversi gruppi marginali nella storia dell'Italia unita, e questo non vuole essere una lista completa, chiaramente è una scelta, però i cinque gruppi marginali sono gli abitanti delle periferie delle grandi città, cioè gli slums, i quartieri poveri delle grandi città dagli anni 70 del 800 più o meno agli anni 60 del 900, però con un po' di sbalzi. Mi concentro soprattutto sul Tavolo, cioè tra il 800 e alcuni casi particolari, per esempio a San Lorenzo, il quartiere di Roma, su cui ho girato un film, un progetto qualche anno fa. Il secondo esempio di margine, di marginalità, sono gli abitanti delle colonie oltremare, i paesi colonizzati dagli italiani, in cui i cittadini sono passati da essere cittadini di uno stato sovrano, nel caso dell'Etiopia, a sudditi dell'Italia, quindi sono marginalizzati e emarginati dall'atto stesso di essere colonizzati. E quindi qui la colonizzazione come forma di emarginazione sociale è il secondo capitolo, la seconda tappa di questa ricerca. Allora, io non parlerò di questi due esempi, ho deciso di concentrarmi anche per motivi di tempo sugli altri tre casi che sono post 1945, quindi sono tutti del secondo dopoguerra. E questi tre casi sono l'arretratezza come forma di marginalità, il concetto di zone arretrate, che chiaramente è un concetto da indagare, non da prendere per scontato, ma da problematizzare, la retratezza. La seconda sono gli istituzionalizzati, quelli che persone che sono state messe in istituzioni in qualche modo eterotopiche, quindi cioè espulse dalla società. E l'esempio su cui mi concentro sono i degenti nei manicomi, fino alla chiusura, all'apertura dei manicomi, che è cominciato negli anni 60, fine anni 60, ha avuto un passaggio importante con la legge 180 del 1978, e poi ha avuto un iter un po' complicato, perché molti manicomi non sono stati chiusi subito e così via. Comunque stiamo parlando degli anni tra 65 più o meno agli anni 80. E poi gli ultimi emarginati su cui mi concentro sono gli immigrati. Quindi oggi parlerò di arretratezza, arretrati, istituzionalizzati e immigrati. E, il concetto qui, infatti vorrei, non so se consiglio l'anaro con voi o con Carlotta, che siamo un po' più a su questo, c'è una tesi di fondo in questo progetto, che la marginalità è un sottoprodotto della mobilizzazione, cioè che l'Italia, come altri paesi che hanno seguito un certo tipo di sviluppo, formazione di un Stato-nazione, modernizzazione economica, hanno creato un po' come sottoprodotti di questo processo vari tipi di marginalità, no? Per esempio quelli che ho già elencato, quando le grandi città si sono accresciute, creano zone povere, no? Un po' un effetto normale di uno sviluppo delle grandi città, una società capitalistica, di creare zone di dipendenza, di povertà. Le colonie hanno un esempio più o meno scontato, no? Tutti i grandi paesi europei hanno avuto colonie, l'Italia è stato, come sapete, un paese coloniale minore rispetto all'Inghilterra, rispetto alla Francia, però come tutti gli altri paesi ha creato strutture di dipendenza e di marginalità, nell'atto stesso di modernizzarsi come paese, come un impero straniero e così via. Quindi diversi tipi di marginalità, non volevo proporre una tesi in cui i diversi tipi di marginalità sono tutti uguali, anzi vorrei dire che sono molto diversi, però sono tutti sottoprodotti del processo di formazione dello Stato moderno e di un'economia avanzata. E un ultimo punto, forse due ultimi punti, che quando si parla di storia della marginalità non si può separare la storia, cioè il racconto,
che potremmo dire la narrazione storica, storiografica, dalle rappresentazioni. Cioè la storia non è, mi spiego, non è che la storia sta nei fatti, no? E poi, secondo le leggi, non le rappresentazioni. La storia è un processo di creazione di rappresentazioni. Le fonti che indaghiamo sono rappresentazioni, sono testi, sono racconti, sono espressioni verbali o in immagine, e quindi hanno già questo spessore di rappresentazione. Quindi il materiale grezzo, il raw material con cui lavoriamo è già una rappresentazione, non è mai stato qualcos'altro. Quindi questo è il primo punto importante. E il secondo punto importante è che se uno vuole scandire i processi più importanti di sviluppo di questo, di marginalità come sottoprodotto della modernità, bisogna anche metterlo in rapporto con l'evoluzione dei mass media. E come cerco di dimostrare, con questi tre casi dopo il 45, i tre casi corrispondono anche a tre momenti di formazione e di sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa. E l'ultimo punto che verrà fuori, credo, dalla mia presentazione, che vorrei anche discutere con voi, quindi forse mi devo fermare e chiedere quanto tempo ho, cioè non voglio andare oltre il mio limite, voglio lasciare un po' di tempo per una discussione con voi, quindi cioè, meno tavolo, meglio è, in questo senso. 4, io non lo sarei, sì, quindi noi siamo qui fino alle 6, quindi se io parlo fino alle 5 e mezza, siamo qua anche fino alle 6. Ok, forse mi ci vorrà 50 minuti. Cercherò di essere sintetico perché ho rischio di andare oltre i miei limiti. Però c'è un punto importante che succede spesso che quelli che sono critici della marginalità, e riflettiamo un po' che il concetto stesso di marginalità secondo me è un concetto di sinistra, no? Cioè chi parla di immaginazione non sono quelli che creano l'immaginazione, sono quelli che la contestano, che dicono che dobbiamo riammettere gli immaginati nel centro della società, no? È un'immagine, una metafora spaziale, no? Con un centro, una periferia, no? Una metropoli, una colonia, no? Una città, una periferia. E chi è al margine vuole essere riportato al centro in qualche modo. Però chi fa questa critica della marginalità spesso anche inconsciamente riproduce questa struttura stessa di centro e periferia, no? Io e l'altro, del normale e del diverso, che vogliono combattere. Vorrei un po' illustrare come succede questo processo, questo elemento inconscio di riproduzione della marginalità nell'atto stesso di volerlo, di volerla abolire. E quindi cominciamo con le aree Prati. Questa foto è stata scattata da Franco Pinna il 10 ottobre del 1952. È una delle foto che Pinna ha scattato come fotografo ufficiale nell'equipe di Ernesto, guidato da Ernesto Di Martino. Questo è stato il primo grande, la prima grande spedizione etnografica guidata da Di Martino nel sud d'Italia. E come sapete ovviamente ha fatto una serie di spedizioni, cioè per una spedizione etnologica era direttamente provocatoria, no? Perché le spedizioni etnologiche erano quelle che si facevano nei paesi primitivi, no? Quindi dire che si faceva una spedizione etnologica in Italia era scandaloso, volevo dire, no, perché chi diceva ma no, il sud fa parte dell'Italia, no? Cioè dire che si fa una spedizione etnologica può riprodurre quello stereotipo ottocentesco del sud come l'Africa, del sud come, no? E qui, però chiaramente De Martino l'ha fatta apposta per attirare l'attenzione al fatto che il sud effettivamente era un'area di sottosviluppo, no? Era effettivamente un'Africa a livello culturale, e quindi ha creato una versione critica, diciamo, di sinistra di questa divisione tra
aree sviluppate e aree arretrate. Chiaramente stava dalla parte delle arretrate, voleva un po' capire la loro cultura, voleva anche, e qui secondo me era un po' in contraddizione con se stesso, voleva un po' capire questa cultura dall'interno, capire queste persone come protagoniste della nostra realtà, in modo da poterli portare in un processo di modernizzazione in cui non sarebbero più emarginati, però non avrebbero più la loro cultura. Quindi questo è un processo abbastanza complicato. La foto di Pinna, e questo è un esempio di quello che volevo dire quando ho parlato dello spessore e l'ambivalenza o l'ambiguità di questa immagine, è un'immagine ambivalente, cioè ci dice tanto ma ci dice anche troppo poco. Chi è questa donna? Che cosa sta facendo? È una foto, è una delle qualità intrinseche della fotografia ferma, a differenza delle immagini in movimento, è che manca l'audio, cioè manca il suono, manca anche il movimento. Invece questa scena che viene riprodotta qui era piena di rumore, era molto rumorosa, era anche molto movimentata, questa donna si agitava il busto, cioè faceva così, si gettava le mani in aria, strappava i capelli, graffiava la faccia. Tutto questo non si vede, cioè lei è proprio frozen, no? Ghiacciata dal processo tecnico della fotografia. Questo De Martino lo sapeva benissimo, appunto per questo motivo ha chiesto a Pinna di portarsi dietro anche una movie camera, un 16 mm, girare, lui ha girato quasi 3.000 metri di film che sono andati completamente perduti, e si è accompagnato, anche si è fatto accompagnare da Diego Carpitella, grande etnomusicologo che ha registrato canzoni, canti, ma anche lamentele, lamenti funebri come questi che vediamo qua. E quindi il concetto qui rientra, secondo me, in quella fase, qui mi ricollego a quello che dicevo un momento fa, con quella fase di espansione dei mass media dopo la guerra, in cui c'era un forte interesse di utilizzare tecniche multiple per indagare una realtà complessa. Quindi De Martino probabilmente è stato il primo etnologo italiano che ha portato nel campo una macchina fotografica e anche una cinepresa, una macchina da presa, e anche un registratore audio, tape recorder, magnetofono, e anche anche una serie di tecniche di registrazione. Ha usato anche interviste nel profondo, nell'equipe c'era anche Vittorio De Palma, questa donna molto, molto abile che è diventato il suo compagno, che ha lavorato soprattutto con le donne, per raccogliere testimonianze di donne e anche di bambini. Quindi l'idea di un'equipe multipla, ma anche diciamo multitecnica, con molte tecniche di registrazione, era secondo me parte di questo grande interesse che è un po' nato col dopoguerra, nato e cresciuto con il realismo, no? Soprattutto con Zavattini, no? Questo interesse di conoscere le montagne, di conoscerlo nel profondo, utilizzando tutte le tecniche possibili di registrazione di eventi complessi. E questo entusiasmo per la raccolta di informazione sulle classi subalterne, secondo me non è rimasta, cioè ha avuto la grandissima fase di espansione proprio tra il 48 e il 60, proprio negli periodi in cui mi sono fermato con questo esempio. Okay. Vado un po' avanti. Allora, De Martino è stato molto influenzato, molto commosso anche dalla lettura del libro di Carlo Levi, che è uscito nel 45, ma basato sulle esperienze di confinato di Levi in Basilicata nel 35-36. Però nello stesso tempo è stato molto critico della tendenza di Levi di creare una specie di quello che gli antropologi chiamano Great Divide Thinking, no? O Two Worlds Thinking, che ci sono ovviamente due mondi, il mondo di noi, abitanti delle grandi città, intellettuali, immersi in una cultura scritta, no? E da una parte, e poi loro, la gente della campagna,
senso del tempo, con una diversa razionalità, no? E questi due modi non sono intercomunicanti. Allora, da una parte De Martino accettava il concetto di una divisione culturale tra lui, nato a Napoli, poi abitava a Roma dal 47-48 in poi, no? Cittadino, e le persone più povere del sud. D'altra parte criticava fortemente questo concetto che non c'era, non c'era la ragione, non c'era la storia. C'è la storia, sì, forse con la maiuscola, ma c'erano le piccole storie quotidiane di queste persone. Loro erano produttori di cultura, no? Non avevano la cultura libresca dell'intellettuale, ma avevano una loro cultura. E questo è chiaramente stato importantissimo per il cultural studies, no? Per tutto. La tipologia culturale, questo concetto di persone povere come agenti e produttori di cultura. Però, in un certo senso, anche se è molto criticabile questa affermazione di Carlo Levi, no? Chiaramente non si può dire che queste persone no, non sanno la ragione, non sanno la storia, e aveva ragione in un certo senso, che erano ignorati, erano trascurati dalla storia, diciamo, maestra, no? La marginalità degli arretrati appunto consiste in questo, che c'erano zone del sud che non entravano né nel progetto del governo, dei vari governi del dopoguerra, a modernizzare e sviluppare il sud, cioè le povere donne che lamentavano in questo modo, che ballavano la Taranta in Puglia, non rientrava nel progetto né del governo di creare poli di sviluppo industriale, no? Con la Siemens, l'Svena, no? Cioè un modello fortemente nato nel 38, no? Poi rilanciato dopo la guerra, di sviluppare industria nel sud, e non rientrava neanche nel progetto del Partito Comunista di creare un movimento contadino, no? In base a un certo modello di attività politica. No? Queste persone erano un po', non facevano parte del progetto politico dei grandi partiti di sinistra, né del progetto, diciamo, di riforma, sviluppo economico dei vari governi del dopoguerra. E appunto per questo era interessante De Martino. Appunto per questo De Martino è stato criticato dal PC a cui, no, era entrato. Che, no, perché ti occupi di queste persone marginali, no? Sono i perdenti della storia, sono i perduti, no? Non sono, diciamo, i contadini del sud che noi vogliamo con cui vogliamo collaborare, diceva, diciamo, i dirigenti del PC, Secchia, no? O altri che erano amici di Martino, no? Invece tu ti occupi di quelli che sono proprio, no, i persi, gli esclusi del processo storico. Quindi in questo senso, no, De Martino aveva un po' simpatia per il concetto di Carlo Levi, che c'erano queste persone che erano esclusi dalla storia anche del dopoguerra, anche di quelli che volevano portare avanti un certo concetto di modernizzazione storica. E quindi questo interesse che aveva per i lamenti funebri faceva parte di una rivendicazione di una certa cultura della marginalità, un certo tentativo di prenderlo sul serio, di dire, ma che cosa fanno queste persone? Perché si lamentano in questo modo quando muore una persona? Qual è, cioè, la logica, qual è la razionalità di questo tipo di comportamento? E usava le foto, le registrazioni sonore, anche la scrittura e l'interpretazione per mettere insieme una specie di resoconto complesso, quello che pronuncia multicanale, multimediale, di questo fatto sociale. Qui abbiamo, ad esempio, tre foto che rappresentano, le donne in questa foto recitano, nel senso che ricostruiscono un lamento modello. Questo non è un lamento vero, non c'è una persona, non c'è nessuno, una persona. Una persona sotto un mensolo che, no, recita, non è morta, però fanno vedere come si faceva questo tipo di lamento, no? Primo gesto, la donna agita il fazzoletto, e secondo apre le braccia
e nel terzo porta il fazzoletto alla faccia e piange, no? E poi reitera in continuazione questi tre gesti per ore e ore, facendo gemiti. Allora, De Martino voleva fare vedere due cose. La prima cosa è che questo tipo di lamento funebre era molto antico, e si potevano trovare esempi nell'antico Egitto, no? O in Babilonia, o anche nell'arte cristiana medievale, no? Le stesse cose, le persone e le donne che portano le mani alla faccia, che strappano i capelli, che fanno questi gesti qua, o che agitano un fazzoletto. Tutto questo si trova in molti esempi, nonostante il tentativo della Chiesa cristiana di reprimere questo tipo di lamento, no? Perché era in conflitto con il precetto cristiano di un tipo di lutto interiorizzato. Cioè, lutto non deve essere dimostrativo, deve essere una cosa interna, anche perché non c'è motivo di lamentarsi, perché la persona è morta va in paradiso. E quindi la Chiesa diceva che questo tipo di lamento era primitivo, no? Era superato dal cristianesimo. E come mai, si chiedeva De Martino, se da mille anni c'era una proscrizione, un divieto di questo tipo di lamentela, era rimasta in certe zone alle parti del sud? E la sua risposta è che aveva una funzione per questa gente, perché il concetto della crisi della presenza, cioè quando muore qualcuno, il tuo stesso senso di presenza, di essere nel mondo, viene minacciato. E l'unico modo per tenerti insieme è lo stesso tempo di espellere il morto, cioè liberarti dalla persona morta, e di usare un rito molto antico in cui allo stesso tempo piangi disperatamente per la persona morta, ma allo stesso tempo passi tramite il pianto eccessivo a uno stato di liberazione, di separazione del morto. E questo la Chiesa non permette, questo tipo di rito, come si dice, rito terapeutico, invece lo voleva opporre. E infatti il modello voluto dalla Chiesa è questo, no? Un esempio del teatro angelico, no? Questo tipo dimesso, contenuto interiore. Invece quello che ha trovato De Martino andando in Lucania è che il tipo di uso era più o meno come questo. Di essere padrone di se stessa fino al punto di usare queste formule melodiche, no? Qualche ora, anche qualche minuto dopo la persona. Questo è un modo di essere in controllo di un evento che ti rischia di disgregarti, cioè se non hai questo capace di controllo ti perdi la tua presenza. Allora, De Martino, quando ha riflettuto su quello che volevo fare, ha usato questo concetto di dare voce alle persone, ma dare voce come intellettuale. E qui, secondo me, si entra un po' nel cuore di questo problema di spessore delle fonti. Perché da una parte Martino voleva ascoltare la gente, voleva registrare, voleva capire che cosa facevano, sentire i loro motivi, le loro spiegazioni. Però allo stesso tempo, come intellettuale, non bastava questa spiegazione. Un po' come lo psicanalista, era molto interessante quello che diceva il paziente, però aveva un po' la sua idea di qual era la realtà
cioè un discorso latente che già c'era sotto il discorso superficiale. Per esempio, per passare ad altro esempio, quando una tarantata, una donna che ogni anno ballava, esattamente lo stesso dato, dicendo che era stata punta da, no? La taranta non era soltanto un ragno, poteva anche essere un serpente, no? O qualsiasi bestia, no? Diceva, mi ha morso la creatura e così ballo. Allora, Matteo non ci credeva minimamente a questa spiegazione, non è che erano state morse lateralmente da un ragno, no? E magari se fossero state morse una volta, no? Era improbabile che, no, il mostro si ripetesse ogni anno per 50 anni esattamente la stessa data, quindi veramente un rito simbolico, e quindi uno ascoltava i motivi della gente solo fino a un certo punto e poi bisognava andare oltre e portare altre spiegazioni. Come fare questo senza schiacciare la realtà di quella persona? Come si fa questo senza trascurare o dare poca importanza alla versione fornita dal soggetto stesso? Questo era uno dei problemi fondamentali. E per rapportarsi con questa gente, quindi, come ho già spiegato, lui aveva questo concetto di l'uso di molteplici tecniche, no? Registrazione di canti, fotografie, filmati, e poi anche l'uso di interviste, di colloqui tra i membri della sua equipa e le persone coinvolte in questi riti. E il concetto era anche di poi comunicare questa realtà marginale degli arretrati, di quelli che erano esclusi dalla storia, ai centri cittadini, quindi un po' legare immagine con il centro tramite la diffusione dei mass media, quindi tramite l'uso di queste varie tecniche. Bernardino ha fatto discorsi alla RAI, non parlava lui, ha scritto i discorsi, poi un attore ha letto i suoi discorsi sull'esposizione, sono bellissimi, sono stati pubblicati di recente tutti i discorsi di Bernardino. E poi ci sono vari filmati, che adesso vediamo qualche esempio. E sotto tutto questo tentativo di ascoltare, no? Interpretare, raccogliere e diffondere, c'era anche un motivo politico, quello del riscatto, che questa gente poverissima, no? Che era a suo modo attiva nella cultura, culturalmente protagonista di una cultura loro, ma marginale, dovevano essere un po' riportati al centro per riscattare la loro realtà immaginata. No? Questo non dobbiamo pagare l'immenso debito che abbiamo contratto verso queste persone. Allora, molti film sono stati girati, sono secondo me interessanti e problematici nello stesso tempo, interessanti e problematici, in modo che forse è meglio dare un esempio così si può discutere. Questo di Gianni è stato girato esattamente nello stesso posto dove abbiamo visto quelle tre foto delle donne che si lamentavano, cioè nelle calanche, queste formazioni rocciose vicino a Pisticci. E Di Gianni, come vedete, secondo me chiaramente, fa qui, anche come ha fatto De Martino, una ricostruzione, cioè chiede a tre donne di mettersi intorno a una bara, probabilmente vuota, e presentare in modo recitante questa lamentazione, questo lamento funebre. E se non torna, se l'uomo cade colpito dalla natura, muore con lui l'unica ricchezza, quella del suo vigore. Gioacchino mio, bene della tua donna che è morta improvvisa, bene della tua donna. Oh, le mani pregiate che avevi, quanta fatica hai fatto con queste mani, bene della tua donna. Mi devo rimboccare la gonna e devo uscire fuori casa per lavorare alla giornata, bene della tua donna. E devo scendere e salire le rampe del paese, per guadagnarmi un pezzo di pane per i figli tuoi. Devo mettermi la zappa sulle spalle per guadagnare una giornatella per i figli tuoi. Bene della tua donna. La donna che fa la donna.
Questo è un film girato da un regista professionale che dispone di attori in una specie di set, no? Si vede benissimo che, no, certe inquadrature sono molto ricercate, molto estetizzanti, no? C'è questo passaggio dal medio lungo al campo lungo, lunghissimo, le ombre sulle calanche, no? L'ombra dietro la donna che piange, e così via. È un uso di montaggio molto ricercato. Okay, questo è un livello. L'altro livello è il fatto che c'è la voce narrante, la voce di un testo scritto da Quasimodo, che traduce in italiano il lamento in dialetto. Questa versione almeno ci lascia sentire il lamento, e la recensione è stata effettuata nel campo da Carpitella, quindi è anche un documento sonoro autentico, però c'è quest'altro livello di traduzione, in cui una specie di mediazione culturale, linguistico avviene. E in altri esempi questo effetto è ancora più aggravato. Nel film, che considero molto bello da un certo punto di vista, di Cecilia Mangini, un grande regista di documentari, si chiama una Stendhalì, che nel greco, nel dialetto greco del Salento, vuol dire suona ancora. Lei ha chiesto a un gruppo di donne anziane, alcune delle quali sono state prefiche, cioè piagnone, come si chiamano altre cose, cioè donne pagate per venire al funerale e piangere,
di recitare una parte che non recitavano da anni, perché era caduta completamente in disuso questa parte nel Salento nel 60-59 quando ha girato questo film. Non solo, ma ha chiesto al suo amico Pasolini di scrivere un testo in italiano. Questo testo viene letto da Lila Brignone, un'attrice, e copre quasi completamente la voce, le voci delle donne che cantano in greco. Quindi c'è la copertura del testo originale con un testo doppiato, e infatti quando si sente così la presenza che c'è Lila Brignone, che è un po' in concorrenza con queste donne, cioè come attrice professionista vuole essere, cioè, molto espressiva, e quindi la sua espressione è ancora più enfatica di quella delle donne. Allora, forse vorrei passare al secondo esempio, quindi salto un po' questo esempio della Taranto. Volevo dire solamente che nel grande progetto successivo di Martino, quello sul tarantismo pugliese, faccio vedere un pezzettino. Thank you.
argomento di De Martino, e cioè che questa edizione del tarantismo, come quella dei lamenti funebri, chiamiamoli primitivi, non è solo una tradizione che dura da molto tempo, quindi ha una lunga tradizione storica, ma che ha delle analogie in altri paesi del sud globale. Cioè De Martino ha detto, vabbè, questo succede in Italia, ma succede anche in Africa, succede anche nei Caraibi, col Vodo, no? Sono culti di possessione, sono persone possedute da un diavolo o da una forza no? Che gli entra nel corpo e devono usare la danza, cioè l'epurazione melodica per espellere questo diavolo dal corpo. Quindi siamo propriamente nello stesso periodo dei film di Jarmusch girati nel Niger o nel Ghana, in cui i riti di possedimento sono molto simili. Questo è il metro fu del 55. Il sera avec deux fusils de bois qui claquent pour imiter les détonations et il menace les anciens. Aussitôt, ceux-ci sont pris d'un début de crise. Il faut saluer le nouveau. Et l'un d'eux, croyant que c'est l'initiation qui commence, se précipite sur le nouveau pour le battre, car c'est ainsi que se fait l'initiation. On les sépare, mais le nouveau est très mal en point. Paralleli col tarantismo sono molto esatti, cioè una palla si agita fino all'esaurimento e poi c'è la purgazione dello spirito cattivo che ti è entrato dentro. Quindi De Martino era molto attento al fatto che negli anni 50, primi anni 60, questa grande fase di decolonizzazione, cioè di passaggio di paesi ex coloniali ai paesi indipendenti, c'erano forti analogie tra le pratiche culturali africane, dell'Africa occidentale in questo caso, e quelle del sud dell'Italia, che stavano scomparendo perché erano tutte e due emarginati dei processi di modernizzazione in quei paesi. Queste persone che ballano qui erano scaricatori nel porto di Accra, o erano non so, postini, o lavoravano in fabbrica. La domenica andavano in paese per eseguire questi riti che avevano un rapporto complesso con i loro, la loro posizione come sudditi, cioè come soggetti al potere coloniale. Quindi questo era un modo di reagire alla loro subalternità, no? Che diciamo nella settimana lavorativa dove erano costretti a reprimere, questo era un modo di rilasciare, cioè di esprimere questa tensione. Nello stesso modo le donne povere, sessualmente represse, erano permesse in questo tipo di rito cannibalesco del tarantismo di esprimere una sessualità, no, dei desideri che erano negati a livello della vita quotidiana. Allora, passo al secondo esempio, ma voglio solo dire che no, gli anni 50 sono interessanti perché finiscono intorno ai primi anni 60 con il miracolo economico e con una vera immaginazione di non solo di questa cultura, ma di un interesse professionale in questa cultura. Cioè De Martino fa tutte le sue ricerche e muore poi negli anni 60, metà anni 60, e il ciclo si esaurisce in parte perché questa cultura comincia veramente a scomparire, come ha detto chi ha studiato il miracolo economico, è un'Italia che poi non esiste più dopo un certo numero di anni, ma anche perché i mass media perdono questo interesse per la marginalità e passano ad altro. E infatti un esempio un po' classico di questo interesse della televisione per le culture marginali viene promosso, cioè viene rappresentato in modo satirico nella Dolce Vita, cioè girato nel 59 e girato esattamente quando De Martino sta facendo queste ricerche sul tarantismo. Fellini sta girando la Dolce Vita e sta un po' rappresentando il voyeurismo mediatico, l'interesse per questa cultura marginale, ma anche una specie di scetticismo. Queste culture sono residui del vecchio, sono stati completamente espulsi dalla modernizzazione e questi sono i resti, le briciole di una cultura che una volta è viva e genuina, adesso è diventato tutto mediatizzato. Ok,
Questi secondo, il secondo e il terzo esempio prometto di essere un po' più sintetico, ma volevo solo passare a un altro tipo di marginalità, quello dei, dei manicomi. Questa è una serie di, una delle serie di foto scattate da Gianni Berengo Gardin e Carla Celati, poi, che sono poi finite in un libro famoso, ormai introvabile purtroppo, che si chiama Modelli di classe, che è uscito nel 69, quindi proprio negli anni di punta della contestazione operaia e studentesca, prende la parte dei malati nei manicomi, dei degenti, come emarginati da rivendicare, cioè da riportare al centro della società. Il libro è molto interessante, in parte perché ha un formato molto insolito, è un libro molto lungo, cioè widescreen, le pagine sono lunghe, questo è il libro, cioè aperto, copertina, e usa questo formato widescreen in un modo interessante. Qui c'è la foto che non ho visto, e si vede che accanto, no, sulla pagina a sinistra, c'è un'altra foto di un uomo anziano in ciabatte, no? Seduto così con la testa rasata. Queste persone sulla destra sono donne, questo si sa anche perché non hanno i capelli tagliati, e accanto alla foto mette spesso delle citazioni di varie fonti o letterarie, come queste di Lilca oppure di Pirandello, Enrico IV, che è una fonte ovvia sulla follia, sulla pazzia, o di Primo Levi, per tirare attenzione al fatto che questi luoghi sono come i lager, sono lager contemporanei. Questo non è una trovata di Basale e di altri, no? Infatti i primi servizi di Life Magazine, infatti non è neanche nel 46, hanno fatto il confronto tra gli ospedali psichiatrici in America e Buchenwald, cioè le stesse cose, persone ridotte in questo stato, emaciati, cioè è stato tolto tutto, non hanno i propri vestiti, sono molto magri, dormono in letti sporchi e così via. Quindi lo scandalo del manicomio è un po' il portare l'attenzione allo scandalo del manicomio, è un po' lo scopo di questo progetto, è denunciare lo scandalo. Allora c'è un fatto tecnico, stilistico abbastanza interessante. Molte di queste inquadrature sono i campi lunghi, cioè i pazienti, i degenti sono fotografati accanto al muro, no? Grandi gruppi di persone, no? In questa posizione, cioè così, tipicamente di comportamenti istituzionalizzati. Ci sono foto dei letti, dei gabinetti sporchi, no? Qui un bravo esempio di una foto triplo anziché, cioè, doppio, e spesso usa il fatto del widescreen, no, di questo formato lungo, per raddoppiare l'immagine, un po' come dare enfasi, no? Raddoppiando, letteralmente, no? Dando due immagini della stessa cosa. Qui ad esempio sembra un filo molto lungo di donne sedute, infatti è la stessa foto stampata due volte, o la stessa cosa con l'esterno, col cortile, un altro gruppo di donne che anche qui riprese due volte. Quindi questo rientra, per me, è una lunga tradizione di immagini stereoscopiche, no? E queste sono vedute stereoscopiche di fine 800. Qui c'è la mia gara, ma anche una cosa contemporanea, questo libro uscito nel 69 anche riprende i multiples di Andy Warhol, questo è Jacqueline Kennedy in lutto dopo la morte di JFK, filmata al funerale, poi in un'immagine di Warhol del 66. E a volte questo formato viene usato per una specie di contrappunto ironico. Da una parte, qui sulla sinistra, i degenti, sulla destra, dei giovani ricchi, una testa mondana. Allora, il libro è una fonte spessa, ma problematica, secondo me, per un motivo particolare. Da una parte,
Basaglia come curatore del volume, ma anche come uno dei caratteristi più importanti della riforma psichiatrica, voleva attirare l'attenzione alla condizione marginale di questa gente, ma anche alla condizione di povertà. Il titolo Morire di classe voleva comunicare il concetto che quasi tutti i pazienti, o no, più dell'80% dei pazienti nel manicomio erano poveri, no? Perché chi aveva un certo reddito, perché chi aveva una famiglia benestante alle spalle, normalmente non finiva in manicomio, non pagava una psicoterapia individuale, o almeno veniva in qualche modo curato in una clinica privata. Quindi questi erano gli alberghi dei poveri del secondo Novecento, no? I poor houses, i workhouses del secondo Novecento, dove si scaricavano i poveri diversi, quelli che la società non poteva contenere. Quindi erano emarginati in un altro senso, non erano arretrati, erano diversi per il loro comportamento, erano poveri e quindi venivano scaricati spazialmente in questi luoghi, spesso alle periferie delle grandi città, no? Erano spesso ex case, ex ville aristocratiche che erano poi passate allo Stato italiano con l'unità e poi diventati manicomi. E si vede, secondo me, che uno dei problemi di queste foto, e si ha anche in altri esempi di foto di degenti negli ospedali psichiatrici, è che sono muti, come tutte le foto, come quella foto della donna che si lamentava, quindi il paziente non parla, non si sente quello che ha da dire, no? E sono anche statiche, cioè sono foto ferme, quindi le persone non si muovono e quindi sono sempre congelate in queste pose, no? In cui sono abiette, sono persone abiette nel senso cristiano, cioè sono quello che la società rigetta, rifiuta di assimilare perché sono sporche o hanno comportamenti strambi, quindi sono l'abietto della società moderna, l'immagine rovesciata di come vorrebbe essere, cioè pulita, razionale, efficiente, capace di lavorare. Sono queste persone che sono il negativo di tutti quei valori. E anche l'altro reportage famoso uscito esattamente nello stesso anno, nel 69, di D'Alessandro, su foto scattate a Nocera, l'ospedale psichiatrico Matte Domini a Nocera, vicino a Salerno, sono tecnicamente diverse, perché invece di avere questo campo lungo, qui abbiamo dei primi piani di persone, no? Di facce, di persone che vengono davanti all'obiettivo o che sono macchiati in un angolo, no? Quindi sono persone intere, non sono gruppi come foto di Morire di classe, sono anche mani, cioè parti del corpo. E infatti nella presentazione del libro Sergio Piro, che era il direttore manicomio di Matte Domini, giustificava questo tipo di fotografie dicendo che, no, se tu fotografi le mani, no, riesci a fare comunicare i pazienti, il paziente comunica con le mani quando gli è vietato il parlare, cioè quando viene taciuto, per forza le mani parlano. Però secondo me questa è una giustificazione problematica. Sergio Piro era un medico, uno psichiatra che aveva scritto due libri sul linguaggio della schizofrenia, quindi di dire che queste persone non avevano un linguaggio verbale non era vero. È infatti molto interessante questa giustificazione della fotografia di D'Alessandro, perché, no, sapeva benissimo che se uno metteva a parlare un matto aveva molto da dire. E questo mi porta all'altro tipo di testimonianza, e cioè salto di pardon, che sia interessante, ma lo uso solo per far vedere quanto è vicino al metodo fotografico di Morire di classe, quindi di nuovi campi lunghi, scene di persone accanto ai muri, persone che spazzano, no? Così via. Quindi una marginazione che è anche creata visivamente dal fatto di, no, rimpicciolire la figura umana. Però De Bordin, che ha fatto, lo faccio vedere perché è stato chiaramente fatto da San Clemente, quindi non molto lontano da qui, ha girato questo filmato, questo film nell'80, quindi due anni dopo il passaggio della legge 180 che ha aperto il manicomio. Quindi questi non erano più persone chiuse in un manicomio, erano persone che erano lì perché non avevano un altro posto dove andare, avevano famiglie che non erano disposti ad accoglierli o non avevano lavoro, quindi andavano a San Clemente come una specie di day center,
ambulatori, non erano liberi di andare via. E pur con tutto questo, De Pardon utilizza uno stereotipo del degente come immaginato muto, no? Che è un comportamento eccentrico, strano, strambo, come questo esempio qua. E lui continua a filmare, queste persone non gli chiede di parlare, e quindi c'è un voyeurismo che è molto simile a quello del film di Wiseman, non so se conoscete, Titical Follies, il film di Frederick Wiseman girato nell'ospedale psichiatrico giudiziario, cioè quando una specie di prigione psichiatrica nel Massachusetts, in cui la gente non parla ma viene osservata, e la stessa osservazione diventa molto invasiva. No? Perché questa persona viene filmata ma non filma quello che lo filma, cioè non è che, infatti ho tagliato un pezzo che a questo punto calano i pantaloni, si vedono i genitali, no? Quindi c'è anche un'invasione della dignità della persona qua, che non si farebbe se non fosse un malato di mente, cioè no? Nessuno sognerebbe di andare in una casa privata di una persona benestante e filmarlo mentre gli cadevano i pantaloni. Quindi il fatto stesso di essere voyeuristi in questo modo particolare, secondo me, dice molto dell'intenzione di chi ha fatto questo film e molto poco dei pazienti, non entra nella loro realtà. E per entrare nella realtà, questo è un altro esempio di cui sono fotografati di schiena con i tre amici nel mago di Oz, qui ha perso i pantaloni, quindi vi faccio vedere le chiappe, no? Le altre genitali, anche perché questa persona probabilmente ha un nome, probabilmente ancora vivo, non è tanto vecchio, questo film è stato girato tanto, non so, anni fa. E quindi quando si passa dai filmati a come questi, che sono praticamente muti, affermati basati su interviste in cui uno cerca di sentire la voce e quindi il racconto orale, la storia orale di una persona chiusa in un manicomio, vengono fuori tutta una serie, tutta un'altra realtà. Cioè uno comincia a capire chi sono questi individui, perché sono stati chiusi dentro. E c'è un'infinità di storie tremende che vengono fuori non solo dai filmati, ma anche dai libri che sono stati fatti. Il libro della Morandini, ad esempio, in cui ha intervistato 47 donne in 4 manicomi che hanno raccontato, molte di loro, storie molto simili. No? Sono stato chiusa dentro perché ero innamorato di un ragazzo, mio padre diceva che non potevo sposarlo e quindi no, sono diventato matta. O sono caduto in depressione, no? Mia madre, mio marito mi picchiava, non c'erano soldi, i bambini piangevano sempre. No? Quindi sono condizioni di una condizione dura di persone marginali in senso economico, che poi diventano marginali in senso, in altro senso, che vengono definiti matti e vengono rinchiusi in queste istituzioni. Quindi due grandi progetti di storia orale, quello della Pinzone, che poi ha fatto interviste sulle donne nella resistenza, no? Ha fatto poi questo progetto sui degenti, sono importantissimi. Questi testi sono trovabili, no? Li puoi trovare su eBay, infatti ho copie di una copia, no, bellissima del libro della Pinzone l'anno scorso. E le storie che vengono fuori, anche se sono mute e anche se non ci sono immagini, quindi non si ha l'aspetto visivo del filmato, non si ha l'aspetto visivo della fotografia, però si ha la voce, o almeno la trascrizione della voce, e sono molto eloquenti queste testimonianze. E qui salto un altro esempio perché voglio arrivare alla fine, forse faccio solo vedere solo un esempio, questo di una donna abbastanza giovane, che una donna giovane che si chiama Clea, che è finito nel manicomio di Colorno, vicino a Parma,
avrà, non so, indovino, forse 22-23 anni, però è stata mandata quando avevo pochi mesi in un prefettorio, i genitori non volevano sapere, l'hanno mandato, è passata da un'istituzione all'altra e lei racconta benissimo, molto meglio di quanto potrei raccontarlo io, come è finito il manicomio e come è stata trattata. Purtroppo non viene, quindi passo all'ultimo esempio, quello dei migranti. Però per concludere su questo, volevo dire che in ogni caso di marginalità c'è una fase di sviluppo dei media, e la fase che secondo me viene riflessa qui è la fase dei mezzi alternativi di comunicazione usati come denuncia. Quindi la foto denuncia di Muore di classe di Luciano D'Alessandro, il film di denuncia di Pardon o di Bellocchio e gli altri. Per me non viene. Non c'è. E quindi un uso dei quello che adesso si chiamerebbe alternative media o oppositional media, quindi i mezzi controculturali usati per denunciare una condizione sociale. Però secondo me nell'atto stesso di denunciare questa condizione sociale, questi mezzi o l'uso di questi mezzi non riesce a cogliere una cosa importante, che è la vita interna di questa gente. Quindi quelle foto sono alienanti, sono un bel esempio di come si riproduce la condizione della marginalità nell'atto stesso di volerlo denunciare o abolire, perché quelle persone schiacciate contro i muri o fotografate nei bagni sporchi, no? O muovendosi in questo modo iterativo che è il prodotto dell'essere stato a lungo in un'istituzione, sono foto e immagini che riproducono la stessa condizione di marginalità e non rispettano la dignità della persona, la sua capacità di raccontare la storia come soggetto. Raramente si hanno delle interviste, questo è uno, in cui la persona viene chiesta di raccontare la sua storia, ma spesso quello che racconta è determinata da quelli che fanno i film. Cioè c'è Marco Bellocchio che dice a te, a questa donna, raccontami come ti hanno trattato. Cioè, quindi lei viene obbligata a raccontare le torture che ha subito, cioè il fatto che è stato legato, che l'hanno usato l'elettroshock, che gli hanno fasciato la testa con un lenzuolo bagnato in urina o una serie di cose. Quindi è anche umiliante per questa donna, perché no, quelli che fanno i film vogliono che no, racconti una storia che serve al loro progetto politico, e questo secondo me è anche questo il problema. Passo all'ultimo esempio. Questa è una delle immagini, diciamo, iconiche degli anni 90, è l'arrivo del mercantile Vlora da Durazzo, cioè dall'Albania, nell'agosto del 1991, con 10 persone a bordo, 10 profughi, cioè 10 persone o profughi o migranti economici, 10 persone che fuggono da una condizione economica, politica. Di grande 10.000, sì. Sì, sì, no, è incredibile, si vede, no? E poi no, a parte quelli che si vedono a bordo, ci sono quelli stipati, cioè sotto la nave. Infatti le persone sono morte in un viaggio che è durato 14 ore, però con un sole cocente due persone sono morte a bordo. Come si sentirà in questo telegiornale che ho preso dall'archivio Rai? Neanche questo mi vuole far funzionare. Come mai? Come è successo? Non lo so. No, prima funzionava. Allora, per qualche motivo non funziona. Quindi passo gli altri esempi, no? Come sapete, questa immagine poi è stata ripresa, questo è molto significativo secondo me di questa terza fase mediale, quindi dalla fase della no, la passione per la ricerca etnografica anni 50, no, con tecniche multiple, all'uso di mezzi controculturali,
pezzi di denuncia a fine anni 60, primi anni 70. Siamo qui nell'età, diciamo, dell'egemonia della televisione, no? Multicanale. Qui gli anni 90, come sapete, sono gli anni in cui l'audience televisivo raggiunge limiti che poi non raggiungerà più, che l'audience poi va in calo, sia perché dopo il 2000 c'è internet, no? E poi c'è una tendenza alla multicanalità, no? C'è Sky dopo il 2002 che entra in concorrenza con Mediaset e Rai, no? E quindi il parco, cioè il pubblico, si frammenta e usa il suo tempo libero a fare altre cose che non guardare la televisione. Quindi gli anni 90 sono, diciamo, gli anni di punta della televisione di massa, no? Televisione generalista di massa, è un po' uno specchio di questa fase e questa immagine di una massa di persone che non sono individui, sono un news event, no? Sono un evento, notizia, riprese come... no? Allora, il problema è che cosa si vede in questa immagine qua? In questo contesto si vede un'invasione o si vede una crisi umanitaria? Chiaramente quando la Benetton riprende l'immagine vuole comunicare il concetto di una crisi umanitaria, non dice che questi sono invasori della patria, no? Non dicono che sono una minaccia alla stabilità economica e sociale dell'Italia o sono criminali, no? Dominati dalla mafia albanese, no, sono persone, no? Che sono rifugiati o sono forse richiedenti d'asilo, sono persone che hanno bisogno di essere trattate bene. Come si sa, no? Le due volte, le due grandi ondate di arrivo di albanesi nel 91 e nel 97 sono state gestite molto male dalle autorità italiane, cioè malissimo. Nel 97 il governo Prodi ha detto perché non rispettano indietro queste persone, sono stati rimpatriati. Quindi è stato un po' il primo atto di un processo di respingimento che poi ha avuto ulteriori sviluppi. Allora, le stesse immagini sono poi state ricreate in modo fittizio, cioè con delle fiction filmate, mettendo a meglio. Forse di qualità un po' migliore, però secondo me altrettanto manipulative, altrettanto zuccherosa che quello di Ludovica Einaudi. C'è stato, secondo me, veramente un tentativo a livello dei né di cinema né di televisione di entrare nel particolare delle vite di queste persone. E infatti c'è, cioè, la predominanza di immagini di massa, come avevo suggerito, è un po' lo specchio di un certo modo dei mass media di trattare i problemi sociali, sono problemi di gruppo, sono problemi di massa di persone. E quindi se saltiamo 20 anni, no? Ho messo questa mappa un po' per no? Fare vedere che l'Italia, come no? Si dice sempre,
si sente geopoliticamente molto esposta alle invasioni per via del mare, perché è un paese con molte coste, no? Winston Churchill ha detto questa cosa famosa nel 1942, quando pianificavano l'invasione dalla Tunisia, dalla Libia, che dobbiamo invadere l'Europa per via della pancia morbida, cioè l'immagine era quella della tartaruga, no? L'Europa è come una tartaruga, cioè questa carapace dura, no? Che è quella della Germania, dei paesi nordici, però questa soffice pancia, this underbelly dell'asse, che è chiaramente, no? 70 anni dopo, la pancia morbida dell'Europa è la pancia per cui possono entrare i richiedenti d'asilo, i migrati, i profughi, i migranti poveri da vari paesi africani. Chiaramente non sono soltanto le coste italiane, anche quelle spagnole, anche Malta, no? Ricevono grandi flussi di persone che aspirano ad entrare in Europa. E le immagini sono molto simili, queste sono le persone prese da vari gomoni o da barche piccole raccolte a Lampedusa. Queste sono foto degli ultimi 5 anni. Quindi un po', no? È una questione di, no, plus change, plus la même chose, no? Dal 91 al 2010 abbiamo un unico repertorio di immagini della marginalità, della migrazione come marginalità, che in se stesso crea la condizione di marginalità, perché rifiuta di rapportarsi con queste gente come individui che hanno storie da raccontare. E appena comincia a penetrare la superficie, a chiedere a questa gente perché siete venuti, vengono fuori, come quando fai le interviste con le donne nei manicomi, delle storie particolari, storie di sofferenza, no? Di dure condizioni economiche, di persecuzione politica, che hanno motivato il tentativo di arrivare in Europa. Però molte di queste storie, direi, sono a loro volta problematiche. Molti dei libri, per esempio, scritto a quattro mani, no? Degli immigranti scritti con un scrittore di professione italiana che non parla italiano, c'è sempre questo ibridismo linguistico, perché la persona non conosce la lingua e non conosce la cultura, quindi deve essere mediata la sua storia tramite un mediatore culturale professionale. Questo meccanismo si ritrova anche nel libro di Marco Rovelli, che, no, sotto certi versi è un bel libro, è un libro denuncia, un libro molto arrabbiato sui centri di permanenza temporanea, in condizione che si chiama Lager Italiani, però è un libro anche, secondo me, profondamente disonesto, perché intervista da 15.000 persone, però non li fa parlare, e Rovelli che parla per loro, c'è una specie di ventriloquismo per cui dà un nome a una persona, questa è ricca, che è una donna eritrea, però ci sono stralci di quello che dice, tradotti in italiano, e poi c'è come si dice, il romanzo, quello che sembra romanzato, scritto da Rovelli, di quello che ha subito. Quindi qui tutto il capoverso che dice la paura che ti tiene stretto non è stato detto da Ricca, è stato immaginato da Marco Rovelli. Quindi di nuovo ci sia uno spessore del testo sulla marginazione, per cui lo scrittore di professione, il giornalista di professione, si mette nei panni della persona, come farebbe un romanziere, come fa per esempio Manzoni nella storia del Comune Infame, che ha una descrizione del processo, però racconta a modo suo quello che pensa questa gente, gli attribuisce dei pensieri. E questo secondo me è molto problematico. E per superare questo problema c'è un modo solo, quello di dare i mezzi di comunicazione alla gente stessa, cioè non di piazzare la telecamera davanti, non di fare un'intervista, ma di farli parlare a modo loro. E tra i pochi esempi a cui riesco a pensare c'è questo film che forse avete visto, Come un uomo sulla terra, famoso perché l'hanno trasmesso su internet, no? Cioè hanno fatto una trasmissione internet nel febbraio del 2009, proprio quando il Parlamento italiano approvava l'accordo Italia-Libia, cioè quando dava al governo italiano il potere di respingere in mare la gente che arrivava a Lampedusa, con le conseguenze che voi adesso credo conoscete abbastanza bene. Inoltre è stato denunciato da Amnesty International, è stato denunciato da Human Rights Watch, questa intercettazione di
con nonni in mezzo al mare con persone che no, viaggiano per due giorni spesso senza acqua e vengono respinti senza neanche chiedere i loro motivi di entrare, cioè potrebbe essere una barca piena di richiedenti d'asilo legittimi, però vengono respinti lo stesso. E quando il Parlamento italiano stava discutendo questo decreto legge, hanno trasmesso questo film interessante perché, come vedete da questa immagine, c'è un intervistatore etiope che si chiama Dagmawi Emer, che no, è uno dei tre registi del film, con una telecamera mini-TV Canon, no, sul tavolo in una cucina che intervista una donna etiope che è stato in Libia, chiusa in carcere, è scappata, è arrivato a Lampedusa, poi è riuscita ad arrivare a Roma. E lui, che ha lo stato di rifugiato da Maui, si è fatto un po' portavoce di questa gente, ha filmato intervista con loro. Però, come vedete, c'è una terza persona qui che non si vede, c'è un'altra telecamera, che è quella che ha in mano Andrea Seive, un documentarista. Quindi c'è una persona bianca, un regista, diciamo, semiprofessionale che no, è nella situazione. Allora, quindi la tappa successiva sarebbe di eliminare il regista bianco e di avere un dialogo solo tra Dagmawi e le persone. E forse un'altra tappa che si prevede è di farla intervistare le donne da una donna, perché ci sono certe cose che chiaramente fa fatica a raccontare a un uomo, no, di violenze sessuali subite, di condizioni igieniche. No, lei parla di queste cose, però forse sarebbe anche ancora meglio avere una donna. L'altra cosa è che non c'è qui il liberismo linguistico, non c'è quel processo di distorsione linguistica che fa Marco Novelli. Queste persone parlano in amarico, no? E vengono sottotitolati. Io ho messo qui la versione con i sottotitoli in inglese, per il DVD c'è anche l'opzione di farlo in italiano. Quindi dobbiamo leggere quello che dicono, perché a differenza del filmato di Cecilia Mangini o del testo di Marco Rovelli, non si sostituisce la voce originale delle persone con un'altra voce, non si sente la voce originale di queste persone. E vedete qui, faccio vedere che vedete, c'è qui, c'è la cinepresa, la videocamera sul tavolo, e quindi sta filmando, quindi dal livello del tavolo si vede questa donna che fa un gesto e scrive come qualcuno l'ha minacciata con un bastone, no? E quindi muovo alla telecamera sul tavolo, passo e un'altra persona che parla e racconta. Quindi ci sono due telecamere qua, un intervistatore e diciamo due operatori, quello che si vede e quello che non si vede. Io stavo sapendo che tra i altri comunque da un caso ci fa pensare un po' che la sua bava una parte di stata da fare, ne si è attaccato, che si vede un po' la tradizione con un colore di sinacco, io una era da su, se ne è dato in arabo c'è tutto. Innanzitutto piano, da girarci, sregliarci, non è andata a funerale, ma è scalata perché invece aveva il tutto il mondo in un quadro, e aveva il mescalata perché mi scalata anche se le aveva chiuso. E io lo ho usato, e io non te lo ho usato. Hanno preso la grande, sai di quanto c'è però? Se non mi hanno usato in strada, a un quadro che non mi hanno usato, non mi hanno usato la quadro, ma ho intanto, ho fatto. E sciacquare che non dormiamo in tempo, ma non dormiamo in cioccolato qua. Ma tra gli altri grissi, la scrivono anche tu, sto andando in catatata. Lo sai, la cosa non ha niente, ha lottato, ha cambiato per la madre. E mi sa che gli ha sciacquato la camicia, mi ha cambiato, non mi ha niente. Lei gli ha detto, il barco non gli ha esaggato, se la si sono, non gli ha fatto la camicia. Perché a me caraglia, io non ho il gomoscio già avuto le tue lungate, il gomoscio sono un po' in tetto, il gomoscio già non. Quando ce l'ho mai pensato a ciò che la grava ce l'ho, ti trovo a cotta tutto questo che faccio il diritto blondi e la cacca. A me sta zanna. Allora, concludo qui anche perché non sono andato oltre il mio tempo, vi chiedo scusa, però concludendo volevo dire una cosa importante, che qui abbiamo un esempio secondo me di mezzi di comunicazione trasversali, cioè quindi qui siamo all'altro estremo, al polo opposto, da quell'immagine di massa della televisione di massa degli anni 90. Qui c'è una non una televisione di massa, questa è una produzione di video alternative fatte per la distribuzione alternativa. Questo film è stato in televisione, c'è stata una trasmissione di questo film su Rai 3 nel luglio dell'anno scorso, non so se l'avete visto, però a parte questa trasmissione
in tarda serata, quindi con pochi spettatori ovviamente, c'è stata una diffusione alternativa in DVD su internet. No, uno può richiedere il video sul sito e il video è stato proiettato un po' come quei filmati su 200 di manicomi degli anni 60 in spazi alternativi, quindi non nel cinema, è troppo costoso la distribuzione cinematografica, quindi soprattutto in centri sociali, in scuole, in gruppi di discussione. Quindi io sono piuttosto ottimista, cioè io sono uno studioso delle serie maschili che sono piuttosto ottimista per la capacità di canali alternativi, di creare spazi alternativi di comunicazione ai grandi mezzi di comunicazione di massa. Quindi non sono come i Candini, come anche il Videocracy, cioè vedo una controtendenza piuttosto importante anche in Italia. E quindi ci sono modi in cui il discorso sulla marginalità può essere anche recuperato tramite una comunicazione trasversale e orizzontale per questa gente tra comunità di cittadini. Grazie. Io vi ho stancato, vedo. Vabbè, io sto in piedi. No, 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 no.